Il verdetto finale. Prendendo a prestito il titolo di una trasmissione televisiva, questo potrebbe essere il riassunto di quanto è successo ieri in tanti comuni chiamati a rieleggere il proprio governo locale. L'ardua sentenza delle urne ha decretato i nuovi sindaci e i componenti dei nuovi consigli comunali. Così, se ad Ascea la partita 3 ha visto trionfare Pietro D'Angiolillo con il 34,66% dei voti, a Novivelia il sindaco uscente Maria Ricchiuti si è confermato primo cittadino. Una straordinaria vittoria che ha commentato così: i cittadini di Novivelia hanno condiviso la nostra buona politica, siamo sempre stati onesti con loro. Da tener presente è l'unica donna con la fascia tricolore di questa tornata elettorale in provincia di Salerno. Le conferme dei sindaci uscenti sono a Campora con Giuseppe Vitale, a Castelnuovo Cilento con Eros Lamaida, a Cicerale con Francesco Carpinelli, a Gioi Cilento con Andrea Salati, a Giungano con Palumbo, a Caselli in Pittari con Tancredi. La partita più equilibrata è andata in scena a Salento, dove viene eletto sindaco Gabriele De Marco con soli 3 voti in più rispetto a Gianfranco Scarpa. A Futani vince Aniello Caputo e a Magliano Vetere Carmine D'Alessandro, a Montano Antidia Del Gaudio e a Umignano Malatesta, mentre a Torchiara Massimo Farro mette la fascia tricolore come Pietro Vicino a Torre Orsaia. A San Mauro Cilento Giuseppe Cilento cede lo scettro a Carlo Pisacane e a Valle dell'Angelo Salvatore Iannuzzi diventa primo cittadino. In generale, questa tornata elettorale ha confermato una tendenza di questi ultimi anni, acuita dalla crisi, ovvero le risorse per i comuni sono poche a fronte dei tanti problemi da affrontare. Finito il tempo delle vacche grasse, oggi i cittadini valutano bene la capacità di amministrare dei loro eletti ed emettono le loro sentenze nelle urne, le quali non sono mai prevedibili, ma come democrazia insegna, sempre giuste. È stata una vittoria sofferta, ma siamo stati premiati. I cittadini hanno condiviso la nostra buona politica. Siamo sempre stati onesti con una comunità locale. Maria Ricchiuti tira un sospiro di sollievo e ringrazia i tanti elettori che hanno sostenuto la sua candidatura. Ha dovuto vedersela con Adriano De Vita, già sindaco di Novivelia e presidente della comunità montana Gelbison e Cervati. 5 anni fa fu proprio De Vita a volere fortemente la candidatura a sindaco di una giovanissima Ricchiuti, al fianco del confermato sindaco parte dell'amministrazione uscente, dal vice sindaco Giovanni Guzzo, che da solo è riuscito ad ottenere 261 voti, all'assessore uscente Valeria Romanelli con oltre 70 voti. Il popolo di Novi ha dimostrato che sa scegliere, che sa pensare con la sua testa e che il cuore dei novesi batte forte, forte, forte per noi e per Novi. Io volevo dare un altro appuntamento a questi amici. Stavamo pensando con alcuni di voi di organizzare una bella scampagnata, ma anche, come dire, per ringraziare la Madonna, una andata al santuario per domenica prossima, perché ieri un po' il clima elettorale, un po' l'agitazione e nessuno dei novesi si è goduto come si doveva godere l'apertura del santuario. Quindi anche per ringraziare la Madonna, perché come dicevo sempre alla fine dei comizi, anche con l'aiuto di Dio ce l'abbiamo fatta sempre. Organizziamo per tutti quelli che vogliono partecipare questa domenica al monte. Pensiamo a domenica prossima. Poi, in questi giorni, insieme alla nuova squadra di questi ragazzi, di questi giovani competenti, capaci e, come disse qualcun altro, anche belli, organizziamo una grande, grande, grande festa! Per chi ancora non sapesse i risultati ufficiali, voglio giusto, come dire, con un pizzico di orgoglio comunicare il dato ufficiale di queste elezioni comunali. La lista Battiti per Novi ha conquistato la vittoria con un numero di voti di 897.
e questi voti sono tutti i cuori dei novesi che hanno dato la vittoria e la loro, il loro senso di riconoscenza e di gratitudine per questa lista. E noi, penso di leggere anche, di interpretare anche i sentimenti e i pensieri dei miei amici, vi ringraziamo veramente, è il caso di dirlo, di cuore. Un lungo pomeriggio ieri per Ascea, tutta la popolazione in attesa di sapere chi sarebbe stato tra Egidio Criscuolo, Antonio Criscuolo e Pietro D'Angiolillo, il nuovo sindaco della cittadina cilentana. Molte le persone collegate sui social network, asceoti lontani dal luogo natio ma sempre interessati alle vicende del paese, tantissimi presenti durante lo spoglio, tutti volevano sapere, tutti hanno atteso, contando ad uno le schede scrutinate. Alla fine, intorno alle 20:30, è giunto il verdetto che ormai era nell'aria già da una mezz'oretta. Il primo cittadino di Ascea è Pietro D'Angiolillo con la lista numero 3 Cambiamo Ascea. A distanza di circa 70 voti sulla lista numero 2 per Ascea capeggiata da Antonio Criscuolo e di circa 100 voti dalla lista numero 1 Fare Ascea con a capo Egidio Criscuolo. Il nuovo consiglio comunale è composto dal sindaco Pietro D'Angiolillo, i consiglieri di minoranza sono per la lista Fare Ascea Egidio Criscuolo e Lucia Graziuso, per la lista per Ascea Antonio Criscuolo e Mario Rizzo. I consiglieri di maggioranza sono Luigi Agresta, Valentina Cammarano, Noemi Morinelli, Valentina Pica, Vincenzo Pizza, Emilio Puglia, Giovanni Rizzo e Rita Speranza. C'è una grande emozione poter rappresentare tutti i propri cittadini con una voce sola, è una grande emozione. Anche perché lei, ricordiamo, si è dedicato già da diversi anni al paese, ad Ascea, quindi una passione, è proprio un amore che porta dentro. Eh sì, un amore che porto dentro da tanto tempo, perché a me piace risolvere i problemi, mi piace misurare e mi piace affrontare le sfide. Quindi è una sfida che sto combattendo in modo così continuo, costante, coerente da tanti anni e ringrazio tutti i cittadini perché hanno dato a noi questa bella vittoria, che tanto più è bella quanto più è stata sofferta. La liberiamo subito, però durante la sua campagna elettorale lei ha parlato anche di alcuni provvedimenti, di alcune cose che avevate intenzione di iniziare subito, proprio già dal giorno dopo, appena possibile, di questa tornata elettorale. Ci può riassumere quali sono questi punti principali su cui inizierete subito? Sì, sicuramente. Innanzitutto, come avevamo detto in campagna elettorale, la prima delibera di giunta comunale sarà quello di rinunciare all'indennità di carica del sindaco e degli assessori per un anno. Per gli anni successivi poi prenderemo solo il 50%. Poi successivamente dovremo mettere mano subito ai rifiuti solidi urbani, in particolare daremo incarico per fare un regolamento, il regolamento dei rifiuti solidi urbani, per prevedere anche delle premialità a chi non conferisce l'umido e il verde. Dobbiamo ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani e dobbiamo risparmiare. Dovremmo poi affrontare subito il problema dell'esposizione dei sacchetti dell'immondizia ai cancelli e alle ringhiere, che non è una bella cosa. Quindi faremo un'ordinanza in questo senso e vedremo di sistemare al meglio per rendere più decoroso il nostro paese. E qual è il saluto, quello che vuole fare, diciamo, ai cittadini di Ascea, di cui lei appunto ora è il massimo rappresentante? Un grazie di cuore a tutti, a quelli che ci hanno votato e a quelli che non ci hanno votato. Posso dire che sarò il sindaco di tutti.